Rieccoci ancora qua, stavolta a vedere un altro capitolo che ha a cuore ancora una volta Larry Leffer. Ma quante volte vai in cerca di donne? Beh, questo è il settimo capitolo, l'ultimo capitolo veramente decente di questa mitica saga. E che vi devo dire? Quando si tratta di saghe così fantastiche, diciamo, è meglio che smettano piuttosto che poi realizzare alla fine delle commercialate, non dico questo caso, ma gli episodi dopo. Mi servirà un po' d'aiuto, dovrò pensare a quella spogliarellista vittoriana. E rieccoci a vedere un altro capitolo fatto da Al Love sulla saga di Leisure Suit Larry. Leisure Suit Larry, Love for Sale, rilasciato per MS-DOS. La storia è più o meno questa. Dopo essere scappato dalla sua ultima fiamma del capitolo sesto, che insomma voleva ucciderlo, poveraccio, Larry è stato di nuovo baciato dalla fortuna, si imbarca su una nave da crociera e qui fa una serie di gare in stile più sessuale, più o meno strampalate. Ma deve stare attento anche a qualcos'altro di più inaspettato. Alieni! Oh mio Dio! Vediamo invece, come da tradizione del canale, la grafica che vi devo dire. Se avete presente tutte le avventure grafiche della saga che sono uscite poco prima, tipo il 6 o il 5, dimenticatevela assolutamente perché qua si è fatto un netto cambio di rotta. Abbiamo ambientazioni che sono realizzate in uno stile molto più cartunesco e fumettoso, che non stonano per niente qua, anzi, sono molto più stravaganti e molto più parodistiche che reali rispetto al passato. Ma il vero pezzo forte sono i personaggi, tutti realizzati con una grafica proprio da cartone animato. E non si può non resistere a quelle belle donne cartunesche o anche addirittura al protagonista Larry presente nel gioco. Insomma, graficamente il gioco, nonostante ci abbia un bel po' di anni sulle spalle, ancora oggi è molto fresco. Per l'audio abbiamo effetti sonori che sono molto ironici e adatti a un gioco così. Poi musiche di sottofondo sono un pochettino più tendenti al misterioso, ma allo stesso tempo all'ironico. Poi è presente anche addirittura un ottimo doppiaggio in lingua inglese. Apparently these fish were on the wrong side in the seafood revolution. Your attention, please. Anyone wishing to spend next week in the captain's quarters, please report to the lounge immediately. E per quanto riguarda la parte giocabile, che vi devo dire? Questo Leisure Suit Larry 7 è un'avventura grafica a punta e clicca. Anche qua, come negli episodi precedenti, dobbiamo giocare con il personaggio di Larry, ovviamente. E come funziona? Rispetto al passato, anzi, riprende un po' il gameplay che avevamo già visto nell'episodio numero 5 e anche nel numero 6, che noi col mouse muoviamo il personaggio e facciamo fare delle azioni precise, qualunque essa sia, o raccogliere, o parlare, oppure fare qualcos'altro, tutto insomma. Però, se vi ricordate il gameplay di Thorin's Passage, anch'esso della Sierra, il gameplay è quasi del tutto identico, cambia soltanto la tematica. Però vi avverto che cercare di trovare le informazioni che vi possono servire, e anche addirittura cercare di parlare con le donne per farvele, insomma, non è facile perché loro stesse sono molto attente ai vostri atteggiamenti. E nel gameplay posso dirvi semplicemente che si presenta insomma con una difficoltà tutto sommato né troppo elevata ma neanche troppo bassa. Ma se volete provare a giocarci un po' a questo titolo, ve lo posso consigliare perché esiste non soltanto rilasciato su CD ma anche addirittura in versione floppy disk. Ma vi consiglio più la versione per CD perché è quella che presenta un doppiaggio in lingua inglese. Nella versione originale per floppy disk non c'è nemmeno. Ma di recente l'hanno anche addirittura rilasciato per telefono cellulare. Quindi non avete scuse per evitarlo. E si presenta anche addirittura con una lunghezza molto valida e una cosa in cui
bisogna, insomma, ecco, è un po' imbarazzante dirvelo, c'è stato messo dentro un sottogioco in cui dovete trovare i dildo che sono stati trovati all'interno del gioco. Vi serviranno per sbloccare qualcosa e anche dei punteggi. Poi non lo sapete che il gioco vi regalava il Cyber Sniff 2000, una sorta di cartonato diviso in quadretti che vi faceva sentire gli odori che si trovavano all'interno della nave. Wow! Perché non fanno più giochi così? Boh. Ci vediamo al prossimo video e non cerchiamo donne da due soldi. Se vogliamo una donna, cerchiamone una che ci vuole bene per davvero, raga. Ciao! Sensitive and meaningful sex? I think I'll scan a little of this first to see if it's something I want to read in depth. Anton Hermann Gerard Fokker was born in 1890 in Java. At an early age, he began an airplane manufacturing business in Germany. During World War I, his factories produced triplanes and biplanes. He revolutionized aerial warfare in 1915 by mounting a machine gun on the front of an airplane, then synchronized the gun so it would fire through the blades of the plane's propeller instead of shooting them off. After the war, he turned to developing commercial aircraft. In 1922, he moved to the United States, where he died in 1939. Oh, I don't think so.